Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per manifestare al Padre, per soddisfare alle preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia. Per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, aiutami a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio. Perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia. Ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cielo, volume 4, 2 e 4 ottobre 1900, capitoli 15 e 16. Temendo che non fosse più volontà di Dio il mio stato, nel venire il mio benedetto Gesù ha detto: Quanto temo che non fosse più volontà vostra il mio stato. Perché vedo che mi mancano le due cose principali che mi tenevano legata, cioè il patire e la mancanza della vostra presenza. E lui. Figlia mia, non è che non voglia più tenerti in questo stato, ma siccome voglio castigare il mondo, perciò non ci vengo e ti faccio mancare il patire. Ed io, a che pro starmi in questo stato? E lui. La tua posizione di vittima ed il tuo continuo aspettarmi già mi spezza le braccia, perché tu non vedi a me, io invece ti vedo benissimo e numero tutti i tuoi sospiri, le tue pene, i tuoi desideri di volermi. E questo tuo starti tutta intenta in me è sempre un atto di riparazione per tanti che non si brigano di me, né mi desiderano, né mi desiderano. Mi disprezzano e stanno tutti intenti alle cose terrene, infangati nel lezzo dei vizi. Onde il tuo stato, essendo tutto opposto a loro, viene sempre a spezzare la giustizia. Tanto che tenere te in questo stato ed incominciare le guerre
sanguinose in Italia mi riesce quasi impossibile. Dopo aver passato un giorno di privazione e di scarso patire, mi sentivo convinta che il Signore non voleva più tenermi in questo stato. Ma però l'ubbidienza, anche in questo, non me la vuol cedere e vuole che continui a starmene, dovessi crepare e schiattare. Sia sempre benedetto il Signore ed in tutto sia fatto il suo santo ed amabile volere. Onde questa mattina nel venire il benedetto Gesù si faceva vedere in uno stato compassionevole. Pareva che soffriva nelle sue membra ed il suo corpo veniva fatto in tanti pezzi che era impossibile numerarli. Con lamentevole voce diceva: Figlia mia, che mi sento, che mi sento. Sono pene inenarrabili e incomprensibili all'umana natura, sono carni dei miei figlioli che vengono lacerati ed è tanto il dolore che sento che mi sento lacerare le mie stesse carni. E mentre ciò diceva, gemeva e si doleva. Io mi sentivo intenerire nel vederlo in questo stato ed ho fatto quanto ho potuto a compatirlo e a pregarlo che mi partecipasse le sue pene. Mi ha accontentato in parte ed appena ho potuto dirgli: Ah, Signore, non ve lo dicevo io. Non mettete mano ai castighi, che quello che più mi dispiace è che resterete colpito nelle vostre stesse membra. Ah, questa volta non c'è stato modo né preghiere come placarvi. Ma Gesù non ha dato retta alle mie parole, pareva che avesse una cosa seria nel cuore che lo tirava altrove. Ed in un istante mi ha trasportato fuori di me stessa, portandomi in luoghi dove succedevano stragi di sangue. Oh, quante viste dolorose si vedevano nel mondo, quante carni umane tormentate, fatte a pezzi, calpestate, come si calpesta la terra e lasciate insepolte, quante disgrazie, quante miserie, e quello che era più altre e più terribili che dovevano succedere. Il benedetto Signore ha guardato e tutto commuovendosi si è messo a piangere amaramente. Io non potendo resistere ho pianto insieme a lui la triste condizione del mondo. Tanto che le mie lacrime si mescolavano con quelle di Gesù. Dopo aver pianto un buon pezzo, ho ammirato un altro tratto della bontà di nostro Signore. Per farmi cessare dal piangere, ha voltato la sua faccia da me, di nascosto si è asciugato le lacrime e poi, voltandosi di nuovo con volto ilare, mi ha detto: Diletta mia, non piangere, basta. Basta ciò che tu vedi, serve a giustificare giustizia a me. Ed io: Ah, Signore, dico bene che non è più volontà vostra il mio stato. A che pro il mio stato di vittima se non mi è dato di risparmiare le tue carissime membra, di esentare il mondo da tanti castighi? E lui: Non è come tu dici. Anch'io fui vittima e con l'essere vittima non mi venne dato di risparmiare il mondo da tutti i castighi. Gli aprii il cielo, lo sciolsi dalla colpa, sì, portai sopra di me le sue pene, ma è giustizia che l'uomo riceva sopra di sé parte di quei castighi che lui stesso si attira peccando. E se non fosse per le vittime, meriterebbe non solo il semplice castigo, ossia la distruzione del corpo, ma anche la perdita dell'anima. Ed ecco la necessità delle vittime, che chi se ne vuole avvalere, perché l'uomo è sempre libero nella sua volontà, può trovare il risparmio della pena ed il porto della sua salvezza. Ah, Signore, quanto me ne vorrei venire prima che più si inoltrassero questi castighi, dissi io. E lui: Se il mondo giunge a tale impietà da non meritare nessuna vittima, sicuro che ti porterò. Nel sentire ciò ho detto: Signore, non permettete che rimanga di qua ad assistere a scene sì dolorose. E Gesù, quasi rimproverandomi, ha soggiunto: Invece di pregarmi che risparmiassi il mondo, tu dici che te ne vuoi venire. Ma se io portassi tutti i miei del povero mondo, che ne sarebbe? Certo che non avrei più che ci fare e non avrei più nessun riguardo. Dopo ciò ho pregato per varie persone, lui mi è scomparso ed io sono ritornata in me stessa. Due splendidi capitoli molto forti e al tempo stesso molto istruttivi, che ci fanno luce comunque sul mistero della redenzione e anche su come operano alcune dinamiche del tutto peculiari in ordine alla salvezza e
in ordine ai delicati equilibri che ci sono tra la divina misericordia, la divina bontà e la giustizia. Ecco, il cuore è questo, a mio modestissimo avviso. È quell'esternazione di sofferenza che Gesù stesso ha quando rivela a Luisa che sente delle orribili lacerazioni vedendo lacerare le carni dei suoi figli. Questo è un pochino è una sorta di dramma divino, non molto comprensibile alla nostra limitata mente umana, però lo è. Cioè, l'uomo pecca, produce il male, provoca e scatena tantissimo male. Il Signore cerca di salvarlo da quello, con la dolcezza, con la bontà, con la misericordia, con gli inviti. L'uomo persevera, si ostina. Allora, Dio lascia che le conseguenze del male si scatenino contro di lui, ma sono drammatiche, nella speranza, qui Gesù ben spiega, che anche se deve soffrire un pochino in ciò che perisce, che è il corpo, diciamo la dimensione sensibile della vita, almeno riesca a raggiungere la salvezza di ciò che non perisce, che è l'anima. Perché l'uomo lasciato in balia del male, sotto la sua schiavitù, se Dio non voglia, muore in quello stato. Il diavolo non fa altro che prendersi quello che è già suo. Questo è, come dire, il fondamento della dannazione, che ruota sempre tutto, Gesù lo spiega molto bene, attorno al libero arbitrio dell'uomo. A un certo punto abbiamo sentito che dice: certo, io mando le mie vittime. Anch'io fui vittima, ma non sono stato, cioè, questo dobbiamo pensarci, no? Cioè, Gesù ha sofferto le pene dell'inferno nella sua persona ed era Dio. Ha preso su di sé tutto il male del mondo. Allora, una domanda che potrebbe lecitamente sorgere, dice: ma come, ma non basta tutto quello che ha sofferto Gesù? Ci sono molti spiriti un po' grossolani, diciamo così, insomma, usando un semi-eufemismo, che fanno questi discorsi. Ah, ma Gesù ha già sofferto tanto. Ha sofferto delle pene indicibili. Per cui adesso che noi facciamo sacrifici, penitenze o cose di questo genere, non serve a niente. Anzi, sarebbe addirittura un oltraggio, come a dire che le sofferenze di Gesù Cristo non siano bastate. Come tutti quanti i discorsi, come dire, non buoni, ecco, ma di origine serpentina, diciamo così. Apparentemente il discorso sembrerebbe non fare una piega, no? Perché dici: ma come? Gesù Cristo ha spassato la passione, è morto in croce, di una morte orrenda, ci ha avuto la passione spirituale nel Getsemani, e lui se ci dice anche che la sua vita è stata tutta quanta una crocifissione interrotta. La prima ora di Gesù nel Getsemani è terrificante, lui vive i flagelli di fuoco, le spine di fuoco, i chiodi di fuoco, quindi tutto quello che avrebbe vissuto, il Padre glielo fa vivere concentrato in maniera ancora più violenta e intensa, anche se non visibile esteriormente. E tutto questo non basta, e tu, povero essere umano, nella tua superbia, pretenderesti di andare a fare un sacrificio che vuoi forse competere con i sacrifici del figlio di Dio? Attenzione alla sottile suadenza, oserei dire, insomma, di questi ragionamenti, no? Come tutti quanti i ragionamenti satanici sono sempre molto ben orchestrati, no? Gesù stesso ha detto qui, dice: guarda che io fui vittima. E che vittima, con la V maiuscola, vittima con la dignità del figlio di Dio fatto uomo. Eppure io sono morto in croce, ho sofferto, ma tu hai visto per caso scomparire il male nel mondo? No. Perché queste mie sofferenze avevano un fine ben preciso: aprire il cielo e sciogliere l'uomo dalla colpa, portare parte delle sue pene su di me.
ma è giusto che l'uomo riceva sopra di sé quei castighi, parte di quei castighi che lui stesso si attira peccando. D'accordo? Quindi non è che questo non basterebbe. In teoria basterebbe e avanzerebbe. Santa Teresa diceva che una goccia del sangue di Gesù basterebbe per redimere tutti i mondi possibili, qualora ce ne fossero altri oltre il pianeta Terra, cosa che noi non sappiamo. Ma c'è un problema. Il problema è che non è, sarebbe giusto che tutto questo venisse, come dire, applicato integralmente e perpetuamente a scontro di tutti quanti i peccati. Per cui, in questo mondo, le croci, le tribolazioni, il male non sono affatto svanite. Lo vediamo dalle esperienze. E allora che cosa bisogna fare? E allora, nel corso della storia, il Signore si è scelto delle anime, appunto, le anime vittime, ma questo possiamo essere nel nostro piccolo, ciascuno di noi, e siamo in Quaresima, no? Questi passaggi fanno comprendere il senso della penitenza cristiana, che oggi è un po' non sempre molto chiaro. San Paolo scrive nel capitolo 12 della lettera ai Romani, all'Incipit: vi esorto ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, e questo è il vostro corpo, il vostro culto spirituale. E d'altrove dice: sono lieto delle tribolazioni che sopporto, perché completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Citazione testuale questa qui, non è un'altra lettera paolina, se non ricordo male è la lettera ai Colossesi, la posso rapidamente controllare. E quindi, lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 24, l'ultima citazione che ho appena fatto a memoria. Quindi, non è che le sofferenze di Gesù Cristo di per sé stesse non bastano. Ma nella divina volontà esse avevano uno scopo ben preciso, che è quello e non oltre, per ottenere altri scopi, quali la conversione dei peccatori, la mitigazione dei cosiddetti, sempre nel senso che ci siamo detti, castighi, il sollievo delle anime del purgatorio, è necessario che i fedeli di Cristo ci mettano il proprio amore sofferente. Diciamolo così. Certo, questo è un gesto libero e volontario, d'accordo? Nessuno è obbligato a fare una cosa di questo, nessuno è obbligato a fare un digiuno perché il Signore faccia misericordia a Tizio, nessuno è obbligato a fare una penitenza corporale perché il Signore possa evitare che succedano guai e cose di questo genere, no? Però sappiamo certamente che queste cose sono efficaci. Io penso che tutti quanti e ricorderanno, è successo mi pare un paio d'anni fa circa, e il discorso è questo: c'era stato un aggravarsi della condizione sempre drammatica in Siria, sembrava che da un momento all'altro stesse per accadere il finimondo. Il Papa indisse un digiuno per nome di tutti quanti cattolici. Credo che molti lo hanno fatto e la situazione quasi miracolosamente rientrò. Non è finita la situazione disastrosa in Siria, però quella minaccia grave e imminente di una improvvisa, insomma, precipitazione delle conseguenze tali da innescare un conflitto mondiale è rientrata, grazie al digiuno fatto dalla cristianità. Quindi queste cose sono cose pacifiche, d'accordo? La Sacra Scrittura è piena di queste cose qui. Un pontefice che chiama un digiuno con questa intenzione sta semplicemente, come evidentemente ovvio che faccia in quanto vicario di Cristo in terra, sta ratificando questa sacrosanta verità e dottrina. Quindi noi siamo membra del corpo di Cristo, che è la Chiesa. Il corpo di Cristo non è una immagine vuota. Se il capo di questo corpo ha sofferto per il bene di tutti, e le membra di questo corpo, ogni sofferenza che hanno, ridondano al bene di tutti. Poi ci sono gli eroi in questo. Gli eroi sono le anime vittime, sono quelle che accettano di dire:
Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per te, che celebrano la messa vivente, figlioli miei cari. Io quando consacro durante la Santa Messa dico: prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Questo è il mio sangue versato, no? C'è qualcuno di noi che è capace di imitare fino a questo punto, la carità di Gesù e dirgli: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per i tuoi figli, fanne quello che vuoi, purché le anime si salvano, purché sia dato agli uomini il tempo di convertirsi in maniera soft, leggera, quindi senza che si debba soffrire, e purché siano sollevate le povere anime del purgatorio, che purtroppo hanno combinato un sacco di guai sulla terra e quindi hanno dei tempi di purificazione lunghi e dolorosi prima di accedere in paradiso. C'è qualcuno che è capace a fare questo? Ecco, questo ovviamente è eroismo nella vita della divina volontà, no? E non è certamente, l'ho già detto in qualche altra meditazione, senza, come dire, senza un serio rilievo che prima di condurre Luisa nel regno della divina volontà, Gesù l'abbia voluta sigillare, ecco, con le mistiche nozze e con l'offerta di vittima, cosa che lei ha fatto. E tornando a questo, riprendendo alcuni aspetti del primo capitolo, che poi scendeva un po' in particolare con castighi sull'Italia su Corato, e quindi ho messo la lettura, tanto il senso e il concetto si capiva bene dal paragrafo successivo. E in questo primo dei due capitoletti che abbiamo letto, Gesù dice una cosa molto molto bella. E anche questo deve far riflettere tutti noi. Perché non parla soltanto della condizione di vittima, ma parla anche dello stare tutti intenti a lui, pensare a lui, desiderare lui. Sentiremo nel giorno di Pasqua, mi pare di averlo già detto nei giorni scorsi, ma ripetita iuvant, San Paolo scrivere quelle parole stupende: no? Se siete risorti con Cristo, pensate alle cose di lassù, cercate le cose di lassù, lasciate perdere quelle della terra, no? Allora, Gesù dice: questo tuo starti sempre intenta in me è sempre un atto di riparazione per tanti che non si brigano di me né mi desiderano, mi disprezzano e stanno tutti intenti alle cose terrene, infangati nel lezzo dei vizi. Pensare a Gesù e a Maria, occuparsi di Gesù e di Maria e dei loro interessi. Sforzarsi di fare quello che a loro è gradito in ogni istante, desiderarli. Ecco, già fare questo, dice Gesù, è un atto di riparazione ininterrotto. Perché Gesù e Maria, come dire, sono offesi dal fatto che non c'è nessuno che se li fida, non ci pensa proprio. Noi ogni tanto dobbiamo pensare, ogni tanto ci faccio qualche pio pensiero, cioè voi pensate a quanti tabernacoli sono occupati dalla presenza reale di Gesù vivo e vero. E magari quante chiese, a parte il fatto che adesso c'è questa moda di tenerle sempre chiuse per quasi tutta quanta la giornata, anche qui però no, tu dici la chiesa è chiusa. Ma io assicuro che quando la chiesa è aperta, e io la tengo sempre aperta, non è che c'è stato tutto questo grandissimo flusso di persone che se ne muoiono dal fatto di pregare davanti al tabernacolo, eh. Io lo so che alcuni fedeli lamentano, dice, quando mi viene voglia di pregare un po', cerco di entrare in chiesa, la trovo sempre chiusa. D'accordo? Problema, come dire, forse esistente in qualche parte. Io anche quando ero giovane ebbi qualche problema sotto questo punto di vista. Dico, però ci siamo mai chiesti, ma perché il Signore oggi ha permesso che tante chiese sono chiuse? La risposta che io mi do nella mia pochezza, quindi questo è un mio parere personalissimo, niente a che fare con rivelazioni né pubbliche né tantomeno private, è che il Signore permette che le chiese siano chiuse, perché tanto se fossero aperte ci sarebbe quasi nessuno. E lei dice: c'era nessuno a trovarmi? Beh, adesso allora chiudo.
Questa, diciamo, lettura è fondata, mi impressiono sempre quando ogni volta che lo rileggo, perché sta nell'ufficio delle letture della liturgia delle ore, un passo di San Gregorio Magno che diceva: bene, a volte il Signore permette che i sacerdoti perdano il dono della parola a causa dei loro peccati, offendendo continuamente Dio con una vita indegna. È chiaro che Dio non può dargli lingua e sapienza, come dice Gesù nel Vangelo, a cui nessun avversario possa resistere, oppure tale da convertire i cuori anche più induriti. Però c'è anche un'altra cosa, perché ci fa tutti quanti comodo, mi metto, diciamo, dalla parte un pochettino dei fedeli, perché come diceva Sant'Agostino, io per voi sono vescovo e con voi sono cristiano, no? Io per le persone sono sacerdote, ma comunque sono anche un membro del popolo di Dio che deve raggiungere la salvezza come tutti gli altri. E ci fa comodo pensare che è sempre colpa del prete, del vescovo, ah, quello è peccatore, quindi Dio non l'assiste, ma non è sempre così. Perché San Gregorio poi aggiunge, dice, invece altre volte il nostro Signore, come dire, toglie la parola al sacerdote, tra virgolette, sempre nel senso che sappiamo, come castigo per i peccati del popolo. Cioè, siccome se anche demandassi un prete santo e illuminato, nessuno lo andrebbe ad ascoltare. E tra i pochi che andassero ad ascoltarlo, pochissimi beneficerebbero della sua parola, la togliamo, il che è una grandissima disgrazia, perché se cessa chi ti parla adeguatamente nel nome del Signore, si perdono delle chance di conversione, ma siccome tu lo proprio convertire, allora ti faccio fare un po' di digiuno forzato, così vediamo se ti viene un pochino di voglia. Quando hai toccato il fondo, essendoti, come dire, ravvoltolato nelle tue miserie, nelle tue cose molto terrene, vediamo se ti viene la nausea e sarai tu stesso a chiedere al Signore: mandami qualcuno che mi tiri fuori dai guai, no? Questo è uno scritto di San Gregorio Magno, non sono parole di Don Leonardo. E anche questo, a mio avviso, è molto verosimile. Ancora Gesù prosegue: la tua posizione di vittima e del tuo continuo aspettarmi già mi spezza le braccia. Quindi, quando noi semplicemente offriamo un piccolo sacrificio al Signore, desideriamo il Signore. Non abbiamo doni straordinari, non vediamo il Signore, ma magari non vediamo l'ora di trovare 5 minuti per andare in chiesa a fare una visita al Santissimo Sacramento. Questo basta, d'accordo? Anzi, è ancora più meritorio per certi aspetti, no? Luisa lo vedeva Gesù, noi non lo vediamo, vediamo il Santissimo Sacramento, quindi dobbiamo fare anche un atto di fede, quindi non stiamo a cuore con Lui. Se noi facessimo già questo, non pensiamo che il nostro Signore non ci vede. Il nostro Signore ci vede H24, per questo che la vita nella Divina Volontà è uno stare, come dire, immersi, senza che questo ci comporti chiaramente uno stato di semi-alienazione, no? Quindi è uno stare immersi non da alienati o da ebeti, se perdoni insomma questa espressione, no? Ma uno stare immersi, cioè nel senso che sempre connessi con Lui, ma evidentemente occupati nelle cose che sono sua volontà e che dobbiamo fare, no? Chi ha la famiglia, chi ha il sacerdozio, chi ha il ministero, chi ha il lavoro, eccetera, no? Non è una vita, ecco, alienata la vita nella volontà, ma è una vita, come dire, piantata al 100%, esattamente lì dove il Signore ci ha posto per compiere il suo volere, no? Però, ecco, questo desiderio, questa volontà di stare anche col Signore, quindi semplicemente stare con Lui, gli spezza le braccia, lo dice Lui. Perché? Perché è uno stato tutto opposto a loro, dice Gesù. A loro di chi? Alle persone che non conoscono l'amore di Dio, non se ne curano, stanno tutti intenti alle cose terrene. E col loro vivere solo di volontà umana propria, non stanno a fare altro che combinare guai su guai, guai su guai, guai su guai,
di tutti i tipi e di tutte le specie. Ecco, non sia mai per un figlio del Dio in volere. Ecco perché con questo comprendiamo e concludiamo l'importanza, siamo in Quaresima, quindi una meditazione che capita in un periodo molto molto consono, della preghiera viva, ardente del desiderio del Signore e dell'offerta anche di piccolissimi sacrifici. Non tutti sono chiamati, ripeto, all'eroismo straordinario dell'offrire se stessi come vittime, ma nel piccolo anche uno spillo, un capello, si legge nel Trattato della Vera Devozione, dato al Signore con tutto l'amore che si può, produce parte di quei mirabili effetti che abbiamo ascoltato dalle parole stesse di Gesù. Divina Maria, ti ringraziamo di quello che ci hai suscitato anche in questa meditazione, che è un'eco anche dei tuoi continui appelli che rivolgi agli uomini. Voglia la tua bontà farcelo comprendere e non avere nessun dubbio su questo. Tanto noi possiamo fare del bene fattivo, anche se silenzioso, all'umanità, quanto grandi sono i nostri desideri espressi in una profonda orazione e quanto generose, anche se piccole, sono le nostre piccole, appunto, offerte al Signore. Tante volte, in tanti modi, da sempre, tutte quante le tue apparizioni, soprattutto quelle riconosciute dalla Chiesa, tu questo hai detto, e aiutaci a comprenderne sempre più l'importanza, specialmente in questo tempo santo in cui la Chiesa ci invita proprio a riflettere e praticare queste cose e possano diventare uno stile ordinario nella nostra esistenza e attirare grazie e benedizioni grandi per noi e per tutti. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.